Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare il video, se volete supportarci con il nostro codice creatore andate su negozio oggetti, Esatto, in basso a destra. supporta un creatore, Falcor Game, senza la R finale, Esatto, Falco Game, scrivetelo qui così, nella casellina, dite accettate. accetta, sempre se volete, se volete, Sì, vediamo. Quindi ragazzi, grazie per il vostro supporto. supporto, Questo è il nostro così ci codice. Andiamo supportate avanti. con il nostro Ciao. canale, ciao! Oh, oh, No, 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 dai, un'altra dai! volta, Ma ragazzi, siamo due sempre minuti. qua, però siamo un computer Non vecchio! capisco, ma perché io tutte le volte abbiamo questo problema qui dei cani? Ora, quali sono i cani? Boh, giallo, Allora, il blu. tuo era il giallo, il tuo era il giallo. Attacco, lo attacco nel tuo computer. Il No, mio era il giallo. blu era il tuo. Il blu era il mio? Sì, tac, Ok, vai. No, hai... Manu, dai, hai detto che era il mio invece il tuo, il mio qual è? Il tuo è giallo, dai, te lo attacco. Tic! Oh, Ma hai fatto? Te l'ho aspetta. attaccato? No, è Ragazzi, l'ho sbagliato, dai, attaccato! dai, attaccalo bene. L'ho Oh, ok. Oh, ragazzi, è tornato. Allora, benvenuti nella nostra Benvenuti rubrica di Game News. nei Game News. Sì. Che Ma io devo prendere appunti, proprio, mi devi punti devi dare. prendere? No, No, mi devi dare Pokémon, le tre una penna! news. Ah, vuoi prendere Eh appunti? sì, devo Ok, aspetta. prendere. Ragazzi, gli lancio la penna. Vediamo, la prendi la penna? Dai, Sì. prendila. È lontano, ragazzi, è lontano. Prendi la volo, ti riesce? Aspetta, te la lancio, pronto? Vai, pronto, sei pronto? Oh, guarda che non te ne do altro. Ok, vai. No! L'ho presa. No, ti devo... Aspetta, risolviamo così, ok. C'è l'ultima, te do questa, però te do personalmente, vengo lì, un secondo ragazzi, io ora la vado la prendo, Dai, vieni, papà. ok? Dai, papà, vieni. Allora, questa penna, ora andiamo lì, Dai, papà, uno, sì. aspetta, uno. Ragazzi, devo spingere, ok, Due. fermo. Non mi spaccare il computer, ragazzi, mi spacca il computer. Ragazzi, non mi spaccare il computer. Ok. Ok, Mi stai spaccando il ok. computer, dai. Oh. Ora mi dai una mano, Sofia, ok? Di là, devo andare di là, ok? No, di là! Dai! Non soffiare forte. Non soffiare forte. Dai, no! Non soffiare, Manu. Devo spingere solo io, Manu. L'ho sigillato ragazzi, l'ho sigillato. Ok. No, l'ho sigillato, non può fare più nulla. No, Dai. non può fare più nulla. Non puoi Dai. fare più nulla. Ma Ragazzi, le news! Ci siamo dimenticati delle news! le news di oggi. Le news di oggi sono Sì. tre. Pokémon Go al via un nuovo evento speciale invernale, orario e bonus. Blu! Bonus! Bonus. Poi il Bonus! secondo è Tormentor. Il Non è nuovo gioco dei Tormentor. creatori. Non è Tormentor, ragazzi. In diretta cambiamo la news, Non è non è quello, no no Tormentor! no 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 È un no no altro no 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 gioco! no, è un altro Come gioco. è lui? Mi ha fatto uno scherzo, Manu. Manu ha fatto uno scherzo. Non te l'ho fatto mettere, papà. Dai, no, no, ora qual è? Ora questo qua, questo è il secondo. Non è Tormentor, ragazzi. No, non è questo, è questo qua, lo cambiamo in diretta. Guarda, lo cambiamo in diretta. Stiamo registrando. Ecco fatto, in diretta. Ok. Vai.
Dai! Allora, secondo... Dai, però, dove sei? Questi scherzi, dai, scherzi, vabbè. Secondo me, adesso il gioco cult del 2020 che ha 2020 che ha battuto battuto l'altro. la tripla A, ok. Poi c'è, ragazzi, un bellissimo cartone che abbiamo visto ieri per Natale, Soul. Soul, la recensione, che hanno recensito anche questo No, portale. guardato su Quindi, Disney. sì, vale la pena vivere tanto per poi andarsene? Veramente, forse, vale la pena vivere poco per poi andarsene, vabbè, ok, Andarsene. vabbè, andarsene. Allora, iniziamo subito con la prima news, andiamo su News. Ragazzi, i ragazzi del News. Nemi. Vai. Il ragazzi. Allora. I ragazzi, come si chiama poi, ragazzi? I Allora, andiamo. ragazzi di Nintanix sono Allora, Pokémon Go via. al via. Un nuovo evento Un evento speciale speciale invernale. invernale. Orari e E bonus. bonus, I scritto da ragazzi. No, scritto da. Ok, Antonio Izzo. 20, 20. Dai, su quale Oh, portale? In ragazzi, quale oggi portale? In quale portale siamo? nel web Every portale hi. Every punto it. hi. Punto di. Allora, Esatto, i ragazzi di Niantic sanno bene sanno come bene tenere. come tenere alta l'attenzione degli allenatori di tutto il mondo. Alle 8 in punto di questa mattina è cominciato un evento speciale, non mi pare diverso, No, ma non sto facendo diverso, invernale, sto facendo diverso per me. in Pokémon Go, che si svolgerà lungo il weekend appena cominciato l'ultimo del 2020. Cos'è questo Lo rumore? so. Che cos'è? Aiuto! Aiuto! Ragazzi, ma lo sentite? Cos'è questo rumore? Ma lo sentite? No! Ok. Stava tremando un po' tutto. Scherzetto. Allora, Ma iniziamo. questo è stato pubblicato alle 9:42, che però è dalle 8 di questa mattina. Sì, stamattina. Allora, fino alle ore 22 di domani, qui domani 27 dicembre, ragazzi, potete trovare. Sapete appunti? Ok, Sì. però. Potete trovare il Pokémon leggendario di tipo ghiaccio Regice ad aspettarvi nei raid. Cioè, questa è un'ottima occasione, ragazzi, per catturare questo Pokémon, il Pokémon Iceberg. Poi, inoltre, cosa succede? C'è una missione in cui in questo evento c'è una missione che potete diciamo guadagnare una ricompensa, l'aroma. E con questa aroma, ragazzi, potete cosa? Cosa possono catturare? Cosa possono attirare per poi catturarli? Pokémon Ne approfittiamo per consegnarvi e prepararvi al meglio per il mese di come? No, gennaio, io poiché volevo dire quali sono i Pokémon. Preso male appunto, vero? Non scrivo con la penna, poi semmai no, scrive bene me questa penna, vedi? la. Vabbè, comunque potete catturare Pokémon come Delibird, Snorunt, Spenna, Steel, Snorlax, Snower, e Krigonan e con Kuff. Buona caccia! buona caccia. Ora è la mia parte. Ne Esatto. approfittiamo per Consigliarvi? consigliarvi e prepararvi al meglio per il mese di gennaio, poiché sarà il protagonista di molti eventi, tra i quali il tour di Pokémon Go di com'è? Canco, Kanko, canco. dal 5 al 10 gennaio, tra i quali Ah sì? celebrerà la regione di Unima, Unima, mentre dal mentre 12 al dal 17 12 al gennaio, 17 gennaio sposterà l'attenzione verso il attenzione, Sinnoh, Sinnoh, che sarebbe l'altro mostro. sì, Sabato 16 esatto. gennaio sarà invece la volta della prima Community Day dei Pokémon Go del Go del 2021. 2021, tutto dedicato alla creatura di tipo lotta Ma Cop. Ma Coop, ragazzi, trovate in descrizione il link Questo se qua, volete sì. approfondire di Questa questo news. portale. Ora passiamo subito alla seconda news. Che sarebbe, dopo ci ho fatto lo scherzo a Papino, Esatto, è questo, ragazzi, questo qui. Adras, il gioco cult del Ah, adesso 2020 che ha battuto esatto. la tripla. Vediamo, ragazzi, vediamo Vediamo questo qua. questo video, vediamo cosa succede. No, cos'è? Ragazzi, dura 4 minuti, quindi un attimo di attesa, eh. Cerchiamo di capire cos'è, vediamo.
Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. Wow. Nessuno, probabilmente nemmeno Supergiant Games, poteva immaginare il gigantesco trionfo di Hades. In realtà si intuiva sin da subito che l'ultimo lavoro dei creatori di Bastion e Transistor aveva del potenziale. I motivi risiedevano sia nel curriculum dei talentuosi sviluppatori, sia in una direzione artistica parecchio affascinante. Prima di proseguire in questo viaggio alla riscoperta di Hades, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun video. Esatto, ragazzi, al netto delle premesse, era difficile aspettarsi un successo tanto clamoroso. Hades non è soltanto a mani basse il miglior titolo indie del 2020. La fuga del figlio di Hade dall'Oltretomba è stata capace di trascendere persino i limiti di una produzione indipendente, sfidando alla pari i colossi AAA. Un risultato eccezionale e forse irripetibile, eppure perfettamente alla portata di un roguelike, davvero divino. Hades, d'altronde, possiede uno stile micidiale. Il look è quello di un ammaliante fumetto interattivo, con un uso magistrale del colore e dei chiaroscuri. Senza contare poi un character design magnifico e i continui scorci di una bellezza da mozzare il fiato. Devo prendere appunti. Hades ci vedrà vestire i panni di Zagreus, figlio di Hade e principe degli inferi. Un eroe dall'animo tormentato che sente di non appartenere al regno dei morti in cui è cresciuto. E così, per riscoprire se stesso e per ribellarsi al padre, il protagonista si imbatterà in una rocambolesca fuga dall'Aldilà. Il racconto giustifica anche dal punto di vista narrativo l'impostazione roguelike. Anzitutto c'è una deliziosa e grottesca rappresentazione della burocrazia dell'Ade, una sorta di ibrido tra un lussuoso palazzo reale e un ufficio comunale. Ok, ragazzi. E da qui che ripartiremo. Ecco qua, abbiamo quella di Mordi Ade. Io l'ho preso gli appunti. Abbiamo preso gli appunti, ragazzi. Andiamo a leggere così questo articolo veloce. Ha detto tutto lui. Ha detto tutto lui. Sì. La cosa che bisogna dire è che bisogna leggere qua. Esatto. Leggiamo. Quello che c'è scritto l'ha già detto lui nel video. Dice, in effetti sì. Ha detto tutto lui. Ora passiamo al terzo. Alla terza news. Andiamo. Soul, ragazzi. Andiamo su Soul. La recensione, vale allora, la pena vivere tanto per poi andarsene? Aggiornato il 26 dicembre 2020, recensione da di Giulia Molteni, sempre. Reatto. No, questo è il portale Eurogamer.it. Quindi, ragazzi, allora, papà. Joe Gummer è un simpatico professore di musica e un liceo dove pochi studenti hanno la retta. Gli danno retta. Pur avranno l'età matura, ma quando sarai mai l'aldilà dei numeri? Anagrafiche, Joe, provetto imparista. Pianista, aspetta, forse ti devi un po' mettere questo perché lo leggi un po' di sbiego. E come faccio? Vabbè, il provetto pianista a nera. Riesco a leggerlo io però. Ha qualcosa di più che diventa un ruolo con le sicurezze. Ma io non riesco a leggerlo. Allora, diciamo, non l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. È un insegnante di musica che l'abbiamo visto ieri a Natale. Sì. Che è uscito ieri, mi ricordo, è uscito veramente ieri. L'abbiamo visto sul canale. Su Disney. Sulla Disney, ragazzi. Sì. E cosa fa questo professore? Questo professore all'improvviso cade in un tombino e si ritrova in un mondo delle anime, in questo caso lui si trova in coma, però lui si trova in un mondo delle anime ed è dritto verso la morte. Verso il paradiso. Però lui non ci vuole andare, quindi è entrato nel mondo dei bambini quando ancora devono nascere. Esatto, fa di tutto per ritornare sulla Terra. Perché? Deve fare un concerto molto importante per la sua vita. Durante la sua vita, per dare ascolto agli altri, ha rinunciato sempre quello che voleva fare, cioè suonare. Cioè, da tutta la vita. In una band. È da tutta la vita che voleva. In quel giorno lì, che succede? Cade in un tombino, però stava andando. Dove? A fare il provino. Come quindi morte, l'occasione sì. della sua vita è svanita, perché la sera doveva non hai detto l'ultima parola, quindi andiamo a vedere subito il video. Andiamo a vedere, esatto, vediamo il video, così ci rendiamo conto.
Andiamo a vedere, andiamo a vedere, okay. Andiamo a vedere. 3 HD, perfetto, è HD questo qua. Ma! Questo è il trailer, Ma che... Dove mi trovo? Come ti chiami, caro? Mi chiamo Joe, insegno musica. Quella è la sua anima. Conny, la sua anima. Vedi, ragazzi, lo insegnante di musica. Era iniziato come il giorno più bello della mia vita. Vedi, lui un certo si sta facendo i provini per fare la band, sì. Vedete? Sa che ci lo vedete? Conferisce. Perché l'hanno accettato, no? Ho l'incazzo. Guardate, ecco, è caduto un bino. C'era stata una doccia fredda. E ora va in paradiso. Cosa? Oh mio Dio! Pure il paradiso! Oh, qualcuno mi aiuti! Non ho finito! Oh mio Dio! Oh mio Dio! E dice, ma io ho ancora qualcosa da fare, ho l'occasione della mia vita, no? Devo suonare con la band. E qua, va nel mondo dei bambini in cui devono ancora nascere. Vedete, questi sono i bambini che devono ancora nascere. Fanno le prove per sapere tutte le cose sulla Terra, le prove principali. E poi vengono trasferiti sulla Terra. Vedete? Lei è una bambina che però gli fa schifo la Terra. L'anima di lui cosa fa? Gli fa da mentore? Non sento i profumi. Per insegnargli come si vive in sua terra. Niente olfatto né gusto. Ho tatto. Quindi lei, diciamo, non vuole sapere della vita. Cioè, okay, non gli piace la vita. Lui vuole la vita. Wow. Ah, poi alla fine. La mia vita. Ora vedete, ora vedete. Vale la pena vivere tanto per poi andarsene. Sei ancora vivo. Mi aiuti a tornare indietro. Non esiste. Eccomi. Ti aspettiamo! Ma non perché no! No, non vedere ora entrano! Non anticipare nulla. Che cosa? 151.000 anime finiscono nell'aldilà ogni giorno e io le conto una a una. Comunque il messaggio qual è, ragazzi? Non tornano i conti. Bisogna vivere la vita giorno dopo giorno e assaporarla. Parlando di 007, c'è una particolarità dell'agente segreto più famoso che... Vai, e assaporarla. Niente, vi dico semplicemente, ragazzi, che cose che contano nella vita, le cose semplici. Il messaggio di questo cartone è bellissimo. Ma quindi quel tombino doveva essere profondissimo perché si è fatto male. Eh sì, ma anche con delle cadute un po' così ti fai male. Ti distruggi. Ragazzi, siamo alla fine della nostra news, ragazzi, 12 minuti che siamo riusciti a ridurlo questo video, finalmente. Sì, dai, ragazzi. Ok, ragazzi, quindi ora... Alle 16 ci sarà la live, no? Sì, penso di sì. Allora, questa è un'altra cosa, un altro discorso. Allora, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel pollicione. Io nel frattempo ho preso appunti, voi non l'avete visto, ma io ho preso appunti. In descrizione ci sono gli articoli che abbiamo trattato. E niente, andate lì, cliccate. Salutiamo, baciamo! Ok, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Niente, cosa vi devo dire? Ah, usate il nostro codice Falco Game per quando andate a shoppare. Senza la R finale. Senza la R, esatto. Come Falco c'è scritto Game. Sopra di me, sopra di papà. Ok? Allora, quindi facciamo i saluti un attimo. Ah, questo volevi dire qualcosa? No! Manu! Cosa? No. Cosa hai fatto? Rimettilo? No. Rimettilo? No. Rimettilo? No. Ragazzi, rimetti il cavo. Dove l'hai messo? Dove l'hai messo il cavo? L'ho messo del film Soul. No, mi hai fatto anche sparire. Manu, no, rimettimi. Dove è il mio bussolotto? Ora non te lo metto. Riprendi il mio bussolotto. Te lo prendo. Oh, ok. Però il cavo non te lo attacco. No, attaccalo! No! Attaccalo! Non mi fare sparire a me, dai, no? Okay. Non mi fare sparire! Ok. Ragazzi, oh, come si fa? No, dai! Ma Manu! Manu, tirami su! Mi sto spaventando le cose! Dai, tirami su! Dai! No! Manu! Fai un... risucchiati! Ok. Basta, l'ho sigillato. No, l'ho sigillato. Però il cavolo te l'attacco, ti faccio sparire. No, ok. Stacco!
stacco, te lo stacco, te lo stacco. No, non me lo staccare. Ciao ragazzi, sparire, like, sparire. Ciao, 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 ciao. No, dopo te lo sistemo io. Ciao, 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 ciao